è una giornata significativa. Io ringrazio i trevigliesi perché quello che abbiamo celebrato oggi non è soltanto un segno di tradizione, ma è un segno di presente. Significa valorizzare le eccellenze nello studio, nel volontariato, nello sport e fare in modo tale che la città di Treviglio possa sempre tener conto del bene che è capace di fare per il tramite dei cittadini che la abitano. Io sono particolarmente emozionato perché entrare dentro una comunità e riconoscerne il bene che è capace di fare in questo modo significa condividere la parte migliore di una città. Per quanto mi riguarda, dico, l'esperienza di oggi significa impegnarsi di più da parte di ciascun cittadino e anche da parte del sindaco perché Treviglio possa migliorare. Il premio San Martino d'Oro va in una direzione che è quella di riconoscere i talenti e abbiamo appunto, la commissione ha deciso di premiare Stefano Avogadri che si iscrive in una lista di calciatori con nomi importanti, quelli di Giacinto Facchetti, Orlando Rozzoni, Claudio Vertola, quindi speriamo che gli sia anche l'augurio per fare ulteriormente un passo in avanti. Dall'altra parte c'è la premiazione che va a gratificare quelle che sono personalità sportive trevigliesi, quindi persone che con il loro operato hanno portato alla città non solo lustro e risultati, ma anche e soprattutto quello sfondo sociale che poi è quello che di fatto deve essere alla base di tutti gli sport. Quindi la professoressa Ines Lega che con la sua attività tanto nella scuola quanto nel mondo associativo, in particolare con la ginnastica artistica a Treviglio e l'atletica leggera, abbiamo ritenuto che fosse opportuno e bello premiarla, fermo restando che tutte le segnalazioni erano degne di nota e quindi le rivaluteremo anche nel futuro.